non ho mai avuto lead promozionali. Però che dire, cioè, nel senso è stato liberatorio perché al di là di raccontare la storia di Marcello è stata la prima volta su cui sono stata su un vero set grande e quindi ho placato un po' le mie frustrazioni perché ho visto che anche uno come Matto Garrone effettivamente deve mettersi a litigare per delle stupidaggini, perché il mestiere del cinema, ripeto, è estremamente pratico, c'è anche un macchinista in sala. Nel senso, ecco, questo vorrei dire. Che il cinema, al di là di tutto, lì ho capito che è un mestiere, è un mestiere, la cosa più bella, perché appunto facevo l'esempio, c'è mio fratello che suona il piano, oppure un pittore, sei tu che ti confronti con una cosa, ti confronti tecnicamente, artisticamente, emotivamente. Nel cinema invece tu ti confronti in continuazione con le persone. Io ho girato delle cose, per esempio, del film mio di finzione che deve ancora uscire, praticamente con la macchina da presa. Ma di solito tu, che sei regista, non tocchi niente. Tu parli e vai, il tuo unico mezzo di comunicazione pratico è la parola, è la comunicazione, è il litigio, lo scontro, a volte la comprensione, a volte la strategia, è un continuo cercare di spiegare a te stesso e agli altri che cazzo vuoi fare. E spesso non lo sai. Sì. E quindi in questo processo le cose si diluiscono tantissimo. E quindi impari anche a guardare l'orizzonte, cioè che in mezzo a questa marmaglia di 70 persone che ti chiedono cosa devono fare, non ti devi mai, quindi a volte ti senti molto solo, non ti devi mai dimenticare qual è il tuo obiettivo, perché se lo perdi proprio affonda la nave. Però è molto bello perché lavori, dici che fai? Niente, niente Niente, praticamente. no, perché se non, No, se fai non questo. arrivi tu non si fa nulla. Collettivo. È un mestiere collettivo, lo devi fare insieme a tutti e per questo riguarda Perché è tanto. gestito da te, cioè portato avanti da te. È pesante. Sì. E ti puoi pure scontrare proprio con caratteri di persone che alla fine ti devi Tantissimo. allontanare perché o tu o l'altro, Cioè, ma per insomma. dire, oppure capitano queste cose Un brutte macchinista, in che ne cui, che ne so. so, in continuazione arriva magari uno che gli stai antipatica, pure se sei regista, e domanda in continuazione cosa deve fare al direttore della fotografia. Allora, adesso che inquadratura facciamo? Tipo lì Sì. diventi pazza, fai l'isterica, e poi piano piano non lo fa più. Che altro vogliamo dire su questa tua No, io vita volevo da sapere se qualcuno regista? aveva delle domande, veramente, Perché no? sinceramente. Se no sembra nessuno, nessuna domanda, Perché siamo niente, state nessun chiare. dubbio. Senti, sulle donne di Calabria non vuoi dire niente? Ah, c'è una domanda? Dai, chi? Come facciamo? Gli possiamo portare un microfono, no? Vabbè, ma ci sentiamo. Bellissimo, bellissima domanda. Allora, quando ho fatto il documento, cioè senza aggiunta di conservanti, non so perché di botto mi è venuta in mente questa immagine di tre donne che facevano i pomodori. E poi ho cominciato a domandare a chi posso chiedere, a chi posso chiedere, tramite mia madre, mio padre, così, ah, ma dietro là, dietro casa ci sta la nonna, la mamma di Lina, eccetera, eccetera. E da lì si è aperto un mondo, perché la mamma di Lina pure era bravissima, mi piaceva tantissimo, Sa Liberata non ne parliamo, cioè un genio, cioè, un senso del comico eccezionale. E così poi si è creato un filone, però la scelta dei personaggi è fondamentale in un tipo di lavoro così. Perché se qualcosa risulta minimamente finto, non essendo una storia action dove la gente si spara e si butta fuori dalle portiere delle macchine, dici ma che sto vedendo? E quindi devo dire che anche essendomene andata a studiare ormai tantissimi anni fa, ogni volta che sono tornata qui sono sempre stata sostenuta tantissimo da tutta la comunità. Prima con questi corti, quest'estate col film, mi hanno aiutato davvero tutti, tutti, tutti. E io comunque il mio immaginario è qui, quindi per me è importante scegliere queste facce. Quindi anche sull'ultimo film appena girato, che uscirà l'anno prossimo, ti sei servita di personaggi presi qui in zona? O ci sono anche degli attori No, ci sono che... anche degli attori, c'è Giacomo Ferrara che è l'attore che fa Suburra, che fa Spadino in Suburra, non so chi lo segue e chi no, c'è Andrea Lattanzi, ci sono degli attori, c'è la figlia di Laura Morante, e poi però sì, i personaggi minori comunque li ho presi qui, per esempio c'è Gianna Fiorentino che stasera non c'è, in una piccola parte, in altre cose, sì, sempre, preferisco usare le persone vere quando posso. E senti, invece sulla gente resta, sempre,
dici io torno sempre qui, hai detto, no? Il mio immaginario si nutre della tua terra, insomma. La gente resta, siamo un pochino sullo stesso piano, anche se in modo molto diverso. Beh sì, perché loro tre hanno delle, cioè, anche se sono di Taranto e non sono di qui, però l'estrazione... No, va tutta un'altra serie di situazioni. Però è la stessa cosa, era però... un mondo pescatore, contadino, che comunque ha... Ma vuole restare, si chiama resta di cognome, esatto. Ma vuole restare di fatto. Sì, sì. E quindi questi uomini come sono? Sono tristi, sono... Loro, guarda, erano semplicemente una famiglia di pescatori, 9 fratelli, nel film ce ne sono 3, che erano sia pescatori sia operai all'Ilva, e hanno vissuto il grandissimo paradosso di vedersi crescere dietro questa grandissima centrale, e l'Ilva veramente è spettacolare per quanto è bella sotto il punto di vista visivo. E quindi è chiaro che in un posto dove c'erano soltanto le pecore e le reti, ha avuto un successo, chiunque ci voleva andare, era troppo una cosa bellissima di cui volevi far parte, del progresso, del futuro, quindi non me la sento di colpevolizzarli. E poi però la loro casetta è su un golfo che si chiama Mar Piccolo, e da dove invece quei criminali dell'Ilva prendevano l'acqua per raffreddare gli impianti e la ributtavano a temperature bollenti, ergo hanno completamente ucciso la fauna. Quindi loro a un certo punto, quando di un contadino, erano sia con questi contratti appesi di un posto che chiude e non chiude, e in più come pescatori non potevano fare più niente perché non c'è più il pesce. Erano sospesi, una città sospesa, Taranto. E le donne di questi uomini? Erano molto forti, erano molto, molto... erano quelle che portavano avanti la famiglia, perché essendo che loro facevano 200 lavori per campare, loro alla fine, insomma, dovevano occuparsi dei bambini, poi erano tutte nonne a 40 anni, cioè, comunque c'era questa fortissima vitalità in un quartiere come quello dei Tamburi, dove ogni 4 manifesti mortuari uno era di un bambino, quindi si viveva proprio un'isteria collettiva, cioè la morte veramente la respiravi lì. La cappa proprio, la morte, non la morte come la rappresentavi qui, ma la morte a cappa, proprio la morte che dominava tutto. E non lo so, noi abbiamo un pochino sviscerato le abilità e le qualità della nostra regista. Speriamo che continui a servirsi dei nostri paesaggi, della nostra terra, anche nei prossimi film. Fai pure un po' di pubblicità e torni a casa ogni tanto. C'è il patrocinio, cioè... Vabbè, il patrocinio, quello è garantito, no? No, va bene, grazie a tutti di essere venuti e niente, cioè, non so che dire, continuate a fare iniziative culturali per quanto difficile, facciamo in modo che la cultura sia pure un po' divertente sempre. Ci proviamo. Se no la gente non vuole più. E vuol dire che l'anno prossimo ti cooptiamo per qualche... Venga a dire barzellette. Grazie. Maria, c'è una cosa, che grazie veramente per questa splendida serata, ma poi secondo me nei romanzi iniziali proprio c'era la voglia di Casoli di conoscere le tue attività, le tue qualità, proprio una bramosia generale di capire, sì. E lo trasmetti. Sì, lo trasmetti. Ma stasera, a mio avviso, ci hai affascinati. Ci hai affascinati proprio con una certa semplicità diretta e con la voglia proprio di ascoltare gli altri, che è una delle cose più belle in assoluto, perché c'è tanta voglia di parlare, invece uno vuole ascoltare, recepire, sentire proprio quel trasporto che viene dal pubblico. E una cosa che ho ravvisato anch'io, di solito sono sempre molto zitto, ma stavolta ho voglia di qualcosina, e che quando torni, l'hai detto tu, ma è proprio vero, io te lo dico perché l'ho ricevuto io questa cosa qui, c'è una voglia di collaborare per qualsiasi cosa, insomma, come possiamo fare, come si può dare la mano, che si può fare, perché proprio e viene spontaneo un po' da parte di tutti, sarà tu che lo trasmetti, la famiglia, non lo so, però c'è un coinvolgimento caso e non solo da caso, lì, proprio per mettersi a disposizione e poter fare crescere la tua attività, l'attività in generale. Poi, infine, ti dico una cosa, noi abbiamo rimesso il castello
quando prima sarà disponibile. E quella deve essere una casa degli artisti, dovete venire proprio all'interno del castello per realizzare qualcosa, per farlo crescere, per dare a caso lì. Come? Laboratori per i ragazzi, benissimo, sì. Un applauso. E stasera non si è addormentato nessuno, eh. Grazie a Maria Tilli e a Piera della Morgia, visto che c'è tanta gente questa sera, approfitto per ricordarvi gli appuntamenti di venerdì prossimo con Aria del Castello. Ci vediamo alle 21, venerdì 18 agosto, presso la Villa Comunale, per la presentazione dell'Amico di mio fratello, racconto inedito di Antonino Di Giorgio, con Piera della Morgia, Lia Giancristoforo e Dante Marianacci. Grazie.